Intanto grazie a Graziano Del Rio, alla sua persona fisica, al ministero che rappresenta e che oggi ci ha portato in braccio, perché io dico che oggi ci ha portato in braccio il Ministero delle Infrastrutture, che non dimentico chiamarsi anche Ministero dei Lavori Pubblici, di cui pure parlerò, diciamo, nella frazione di minuto che mi prenderò. Grazie Graziano, perché tu sai, e che melodia, grazie Graziano, tu sai quanto abbiamo programmato insieme la tua venuta qui, perché tu hai colto quanto questo costituisca un punto fermo nell'agenda che stiamo portando avanti, davvero zappettando le questioni, proprio andando a fondo, quasi con l'aratro, alle questioni che hanno fermato l'Abruzzo in questi anni che abbiamo alle spalle. Allora, Del Rio ha cominciato il suo lavoro di ministro alle infrastrutture stabilendo come obbligo quello della programmazione. Programmare, ci hanno insegnato i maestri sacri dell'Italia, significa stabilire cosa si fa prima e perché, cosa si fa dopo e perché. Allora noi questa occasione, che è di assoluta valenza pubblica, istituzionale, che scuote, movimenta i poteri pubblici che sono i sindaci, gli amministratori locali, gli amministratori incaricati di pubblico servizio che sono qui accanto a me a Graziano, e anche la presenza di coloro i quali assicurano la correttezza della vita pubblica, come le divise altamente presenti e rappresentanti qui, mi dicono che noi dobbiamo dire la verità e che dobbiamo entrare nel merito. Quali sono i ritardi che abbiamo rilevato in Abruzzo in questi lunghissimi 20 anni e quali sono le strozzature che hanno costruito questi ritardi? Primo, parliamo del sistema ferroviario. Noi dobbiamo fare sì da superare il disinteresse, l'indifferenza che per 20 anni ha riguardato il rapporto armatura infrastrutturale abruzzese, progettazione strategica dell'Europa per quanto riguarda i corridoi transeuropei. Non è che non è accaduto perché ci si è provato, non è accaduto perché non ci si è provato, è come pensare di prendere un diploma senza manco iscriversi a scuola. Allora noi diciamo, rileggiamo i numeri sociali, territoriali ed economici e vediamo di rientrare all'interno dell'armatura dei corridoi delle reti TEN-T, in ragione della forza che noi abbiamo di poter veicolare merci e in ragione dei punti fermi, dei nodi trasportistici che noi abbiamo realizzato in questi anni anche di spesa pubblica. Se no l'interporto di Manoppello rimane una casa matta, così come gli altri snodi che consentono la trasportistica, se non c'è questa destinazione finale. Graziano, che abbiamo fatto noi, a parte l'invocazione che ti facciamo adesso documentalmente? Siamo andati a Bruxelles a parlare con Violetta Bulc, la quale ci ha detto: io sono d'accordo, il governo italiano è d'accordo, ho detto ci lavoriamo, adesso si allunga e si conferma un lavoro razionale del Ministero delle Infrastrutture. E poi mi ha detto Violetta Bulc, anche il Parlamento europeo non deve essere contro, cioè non vi deve guardare come dei nani. Siamo andati a parlare con chi ha la titolarità del dossier, che è Ivan Jakovčić, parlamentare incaricato quale relatore per il dossier della macroregione adriatico-ionica in tema anche di infrastrutture. Abbiamo parlato col parlamentare ombra, Giuffrida, italiano, del PD, siciliano, la quale ci ha detto: siamo d'accordo anche noi. Abbiamo creato il dossier convincente di numeri, adesso noi abbiamo la possibilità a giugno di rientrarci, il che non significa che gli imprenditori, gli studenti, gli operai, i creativi abruzzesi si metteranno sui corridoi velocizzati. Poi bisogna fare tutto il seguito, a previsione recuperata. Graziano, davvero io ti chiederò di leggerti il dossier combinatamente a tutto quello che già sai e a quello che stai facendo. C'è Maurizio Gentile che non deve fare nessuna forzatura né sul diritto amministrativo e men che meno sul diritto penale, poiché si tratta soltanto di tenere da conto questo scavalcamento del trapezio che comincia dal sud delle Marche, scavalca l'Abruzzo, scavalca il Molise e scavalca anche il primo miglio della Puglia, perché questo è un tema che solleva anche la Puglia intera. E adesso arriva il presidente della Puglia intera, che è Emiliano, perché c'è un tema anche della Puglia intera.
Il primo nodo è questo, il secondo nodo che riguarda la partita delle infrastrutture è che cos'è che noi vogliamo fare dei porti abruzzesi. Non partiamo qui dall'anno zero, perché devo riconoscere con onestà che anche il governo precedente regionale aveva scandagliato una distinta di ruoli, di funzioni. Noi sappiamo che c'è un porto di eccellenza per la vita industriale in ragione dei fondali, che è Vasto. A Vasto addirittura sono stati più bravi di tutti, poiché il piano regolatore portuale c'è ed è approvato. Approvato anche da quel Senato lentissimo che è il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Graziano. Un Senato lentissimo. E adesso non solo è lento, è di più. Appare quasi vinto dalla distrazione adesso, e lo dico Enrico Moretti, perché è così, perché non si capisce quello che vogliono. Abbiamo adesso la necessità su Vasto che l'ultimo miglio ferroviario venga realizzato, sono 10 chilometri, sono 10, 9 chilometri, quanti sono? 9 chilometri ferroviari. Maurizio, facciamo in modo che diventino un fatto, anche perché il costo non supera i 10 milioni di euro, mi è stato rappresentato, adesso in verità saranno 12, ma non mi pare che questo meriti di ostacolare la messa in funzione nella sua compiutezza il porto di Vasto, che è il porto che è preteso anche dalla Fiat, che è quella Fiat che adesso investe 750 milioni di euro ad Atessa. Ed è quella Fiat che ha motivato il governo Renzi ad allocare 120 milioni di euro in ragione delle attività di ANAS per adeguare finalmente la Fondo Valle Sangro della gomma. Quindi vedete come si cuciono le questioni e si fanno cose convergenti, coerenti, che danno senso anche al ripristino del rapporto di fiducia cittadini-potere pubblico, quello di cui Del Rio parla in quel bellissimo libro che andrebbe stabilito come sanzione da parte dei pretori di una volta nei confronti della classe dirigente. Leggetelo per obbligo quel libro, perché lì si dice come si recupera anche il rapporto di fiducia tra la classe dirigente e la cittadinanza, se le cose che servono si fanno e se le cose che si dicono poi accadono. E questa cosa riguardante il porto di Vasto, concernente l'ultimo miglio ferroviario, la dobbiamo assolutamente fare. Noi l'abbiamo messa nel piano delle infrastrutture della regione. Qui adesso sono presenti anche 4-5 persone del settore trasporti della regione. La prima volta che la regione parla con delibere sulle infrastrutture è la nostra prima volta. E con la nostra stagione. In passato volavano i fogli di carta individuali. C'era soltanto la data senza numero progressivo di protocollo, cioè era il regime delle farfalle. Non va bene quando è così, perché si cambia in continuazione poi quando i fogli di carta ospitano le priorità. Noi abbiamo detto che quella di Vasto sul piano ferroviario è una priorità, così come noi dobbiamo fare sì che il piano regolatore portuale di Ortona conosca la sua maturità. Siamo quasi al paradosso che abbiamo i soldi per fare il suo arredamento infrastrutturale, ma non abbiamo la dignità giuridica, programmatoria, urbanistico-portuale per fare in modo che ci sia coerenza futura. Il piano regolatore portuale di Ortona deve conoscere la sua maturità, il che significa delibera dell'ente, atto dell'autorità marittima e poi il sì del Consiglio Superiore. Io non so se tu hai già messo mano alla riprecisazione dei ruoli al Consiglio Superiore, ma credo che la sezione che si occupa degli strumenti delle economie del mare deve essere una sezione che è veloce, che aggredisce le questioni e che insegue, come si dice nel cibo per i bambini, è proattivo, deve essere proattivo quello che fa la sezione riferita all'economia portuale. Identico tema concerne la partita del porto di Pescara. Noi abbiamo speso, caro Ministro, 13 milioni di euro per fare un lavoro del valore di 2 milioni di euro. Si è messa in piedi una procedura, non voglio dire casertana perché non voglio offendere i casertani, perché a Caserta ci sono anche il 99% delle persone che sono non solo rispettose delle norme, ma una cosa che non si è mai capita in ragione del fatto che non si è mai potuto fronteggiare l'elemento generatore dei problemi strozzanti il porto di Pescara. Allora, prima di tutto il piano regolatore portuale di Pescara, adesso noi siamo nella fase di risposta alle osservazioni della sezione. Credo domani, dopodomani partiranno queste risposte. Graziano, io ti chiedo di fare in modo che l'organo si convochi e ci sia la dedizione esclusiva quando si tratta di una questione importante, perché quella è una questione importante. Abbiamo le risorse per risanare il porto di Pescara. I
imprenditori che fanno fatturato, che fanno utili, che pagano le tasse, fanno assunzioni, vogliono investire al porto di Ortona, di Vasto e di Pescara. Vogliono investire a tal punto anche da farsi carico di pezzi sostenibili di manutenzione, ma c'è bisogno che ci sia questa vita scorrevole, ordinata. Io faccio il Presidente della Regione, che ci metto come persona giuridica? Uno, la sollecitudine della documentazione, la sollecitudine nello stabilire risorse finanziarie. Noi ci abbiamo messo da ultimo 3 milioni e mezzo di euro per il porto di Pescara, 9 milioni e mezzo di euro per quello di Ortona, e adesso tutte le risorse che serviranno a Vasto, però c'è bisogno di questa maturità amministrativa riguardante lo strumento urbanistico. Passiamo all'altro tema riguardante l'aeroporto. Te ne ha parlato con il gigantismo rappresentativo il presidente Mantoscio. L'aeroporto di Pescara non è una concessione che noi ci facciamo in ragione dei privilegi che noi vogliamo, è la connessione davvero all'Europa e al mondo. Questo aeroporto ci è costato fino ad oggi 6,7 milioni di euro per mantenersi in vita nella sua rispettosità economica, fiscale e finanziaria. È una storia che non può continuare all'infinito, anche perché ci sono regole di mercato che ci inducono a rivederci, a razionalizzarci. Mantoscio ci garantisce che c'è una classe dirigente che non è stata insediata per risolvere problemi loro personali, ognuno di quelli che è stato allocato lì ha una importante attività alle spalle, importante. C'è per esempio un imprenditore dei vini, alleato di Benetton, che ha generato dal niente un fatturato di 70 milioni di euro l'anno perché conosce il mondo dei consumatori. C'è per esempio un manager del turismo internazionale che da zero riesce ad animare il colosso dell'impresa per la quale lui lavora. E poi c'è Mantoscio con la solidità dei suoi studi e la cura attentissima dei fondi che amministra in ragione anche della vita comunitaria, perché gestisce un patrimonio di 252 milioni di euro che ad oggi ha portato a fruttuosità economiche di circa 10 milioni di euro l'anno, non intaccando mai il patrimonio di partenza. Bene, dentro questa cornice noi dobbiamo fare in modo che le norme nazionali alleggeriscano le norme comunitarie che sono odiose nei confronti della vita dei piccoli aeroporti. Devo riconoscere che l'UPI un lavoro lo aveva cominciato a fare, poi però al Ministero degli Affari Comunitari o a quella infrastruttura amministrativa che c'è, che si occupa di affari comunitari, c'è stato secondo me non il giusto livello di attenzione. Ti chiedo, Graziano, parlo al sindaco ministro, dacci una mano, che è un tema riguardante tutti gli aeroporti cosiddetti minori di interesse nazionale. Facciamo in modo che le norme comunitarie non ci riservano lavoro denuncista di coloro i quali in Italia vanno soltanto cercando le scuse per denunciare chi opera e decide a favore. Perché c'è anche una dorsale di chi si diverte a ingigantire i problemi, anche nel dibattito politico. Vado verso le conclusioni. Abbiamo un'altra priorità in Abruzzo, che riguarda il patrimonio infrastrutturale autostradale abruzzese. Ha parlato prima l'avvisato delegato di una delle due autostrade che servono l'Abruzzo. Strada dei Parchi, la vecchia autostrada dei Parchi, la ancora pregressa Sara, quella gestione per conto ANAS che non svelava mai i numeri della sua gestione. Questa autostrada fa il paio con l'autostrada per l'Italia denominata per facilità autostrada adriatica. Noi ci dobbiamo porre il problema, come accadeva nell'Italia del vino Folonari e delle trasmissioni radiofoniche, quanti incidenti si realizzano? Sapete come si facevano 30 anni fa i programmi di investimento dei comuni, delle province, non delle regioni, dello Stato, sulla viabilità? Si contavano gli incidenti, è vero questore? Gli incidenti mortali, gli incidenti non mortali, la ripetitività degli incidenti. Tant'è che si è trovata anche un'espressione, i punti neri, quelli che negavano la veduta e generavano incidentalità. Noi dobbiamo riprendere questa abitudine in Abruzzo a far parlare le statistiche, a determinare dove si fa prima cosa in ragione della incidentalità. Sapete qual è il tratto di autostrada con il più alto tasso di incidentalità? Anche mortale,
c'è un parlamentare, non so se è presente ancora qui, che ha fatto una bella interrogazione parlamentare, Maria Amato, su questo. È l'autostrada adriatica nella tratta tra Fossa Cesia e Vasto. Qui c'è un presidente di provincia storico che ha ricordato questo, il presidente Giuseppe Antonio, il nuovo non ha fatto ancora a tempo, il sindaco di Vasto lo ha detto a più riprese. Ministro Del Rio, le convenzioni che regolamentano il rapporto tra il Ministero Vigilante e Autostrade non devono descrivere soltanto le feste di compleanno, ma devono descrivere anche gli investimenti, le messe in sicurezza. Noi potremmo avere da un rapporto da tiro alla fune con Autostrada su quella tratta lì, con la proprietà Benetton e quello che c'è a seguire, un investimento tale che nei tratti pericolosi si generi una nuova realtà infrastrutturale viaria autostradale. E dove sta scritto che noi ci dobbiamo tenere quel livello di pericolosità che annualmente ci toglie la vita? Quando non è la vita, ci tolgono la percorribilità. Quando non è la vita, perché stanno per mesi e mesi sequestrati dai cantieri. Io non voglio ricordare una battuta violentissima che fece Massimo Cacciari. Si mise a litigare quasi a botte con un casellante perché gli voleva i soldi. Ho pagato, non mi avete fatto rispettare i tempi del mio arrivo, rivolgo i soldi, faccio una specie di giustizia a sé stante, garante del cittadino. Allora noi dobbiamo operare in quella direzione, Ministro, per fare in modo che investimenti autostradali sulla tratta adriatica generino sicurezza, perché la Carta Costituzionale narra di un diritto alla circolazione in sicurezza, non una qualsiasi circolazione con le ferite a valle, ma in sicurezza, così come abbiamo diritto ad avere un'autostrada che raggiunge Roma in sicurezza, nel senso che le infrastrutture, le opere d'arte non devono essere tenute in piedi da Sant'Emidio. Sant'Emidio è il santo che ci tutela dai terremoti, perché è andata bene quella volta, perché il terremoto è accaduto alle 3:39 e non passava nessuno. E se fossero passati quelli che alle 6 si spostano? Il rapporto tra i viadotti era dalla natura dei viadotti dei film americani, erano viadotti sdentati. Operiamo per fare in modo che si ripristini su questo fronte ciò che si deve, programmando, parlando il linguaggio della verità, il linguaggio della verità. Vado all'ultimo tema. Qui parlo da sindaco che in questa sala è stato votato, è stato legittimato e proclamato, ha preso voti dai consiglieri, sostegni dai cittadini ed è stato anche rivotato, ma in questa sala io tratto anche ragioni di tanto dolore, Graziano, perché dentro questo palazzo si è partorito il progetto delle accuse, che giustamente poi le autorità giudiziarie hanno dovuto lavorare, perché è il compito proprio di verificare e insomma andare anche a fondo a cercare di capire che connessione c'è tra le cose che si scrivono distruttivamente e la verità delle condotte. Ma non dimentico che da sindaco, per esempio, la strada manutenuta, la manutenzione è la prima condizione del rispetto del cittadino che ti affida il suo futuro, la sua fiducia. In Abruzzo abbiamo un patrimonio viario di strade, diciamo, secondarie rilevante, sono oltre 5.000 chilometri, le strade provinciali. 900 di questi chilometri sono piene di ferite. Noi le dobbiamo mettere sotto programma di manutenzione e dobbiamo fare un lavoro con le province, che significa che gli uffici tecnici delle province non sono l'ufficio di supporto finale per i lamenti, devono fare perizie e le perizie sono descrittive di numeri, di osservazioni, di sopralluoghi, devono raccontare la verità alle perizie e devono consentire di comprare il prodotto migliore dal mercato. Allora gli uffici tecnici devono fare le perizie. Noi insieme alle province dobbiamo trovare le risorse e anche insieme al Ministero dei Lavori Pubblici sulla viabilità, ma anche sulle situazioni di dissesto idrogeologico. Abbiamo oltre 1.400 situazioni puntuali di frane in Abruzzo. Il 5 e 6 di marzo, Graziano, l'Abruzzo è stato strapazzato da bombe d'acqua, da precipitazioni atmosferiche che sono state anche monitorate dalle autorità che qui sono in ragione anche di incarichi di ordine pubblico, dai prefetti, dalle forze dell'ordine a vario titolo impegnate, da noi, dai comuni, dai sindaci. Abbiamo assistito alla totale latitanza dell'Enel, caro Graziano, anche quella è un'infrastruttura. Io ho detto all'amministratore delegato dell'Enel, gli ho scritto anche una lettera, meno pubblicità e più investimenti di manutenzione. L'ho detto al capo di Enel Mondo, l'ho detto anche al capo di Enel Country,
Poi abbiamo scoperto che è abruzzese Torricella Peligna. Bella roba. Bella roba che ti sei tenuto un patrimonio di reti senza manutenzioni. Tant'è che al primo precipitare, visto che noi non siamo una struttura che è nata oggi come sistema regione, abbiamo decenni di vita, non può essere che la precipitazione atmosferica interrompa l'erogazione di un servizio così fondamentale. Tre osservazioni su questo, Graziano. Abbiamo avuto il riconoscimento dello stato di emergenza al Consiglio dei Ministri, grazie anche a te, perché lo hai fatto istruire tu da sottosegretario alla Presidenza. Un grande lavoro lo ha fatto il capo dipartimento della Protezione Civile, quel grande Gabrielli, che ha voluto bene l'Abruzzo e vorrà bene l'Abruzzo anche da prefetto di Roma. Bene ha fatto anche il nuovo capo. Ci hanno dato 30,5 milioni di euro, all'Emilia Romagna 13 milioni, per cui non lo voglio leggere come un risultato perché è in ragione delle ferite, ma non sono sufficienti. Noi abbiamo messo in un piano un programma di 150 milioni di euro per il dissesto, ce ne servono 200. Ho dialogato con la struttura tecnica di missione di Erasmo D'Angelis, ti prego di parlarci anche tu. Loro mi hanno chiesto progetti esecutivi, io ho chiesto loro progetti esecutivi, loro hanno preparato i progetti esecutivi, adesso mi serve l'ultima spinta con Erasmo in maniera tale che ci arrivi anche quest'ultima quota di copertura. Concludo con una sottolineatura che mi preme molto. Noi dobbiamo fare sì che questa regione sia la regione non solo della infrastrutturazione del Novecento, ma anche la regione della infrastrutturazione del... Vogliamo le infrastrutture digitali banda larga 4G. Io sono andato dal dottor Tiscar a Palazzo Chigi al quarto piano, sono sceso da te, poi sono risalito da lui. Sono stato anche a Bruxelles a ragionare per quanto riguarda il programma Juncker. Noi abbiamo la necessità di un'ultima copertura finanziaria per completare l'armatura abruzzese della infrastrutturazione digitale dell'Abruzzo. Noi abbiamo paradossalmente coperte le zone agricole, le grandi aree urbane come Pescara al terzo livello di generazione, di servizio per quanto riguarda la velocità delle informazioni. Ci serve però completare il lavoro per quanto riguarda le zone industriali. Su questo 50 milioni di euro su questa frontiera ci fa completare quello che anche noi stiamo facendo con risorse nostre e anche comunitarie. Noi abbiamo adesso nel POR, che Bruxelles ci ha validato proprio in questi giorni, 50 milioni di euro per quanto riguarda il digitale. Ce ne serve altrettanto per completare le zone industriali. Ultima annotazione al mio amico Graziano, qui adesso gli faccio una richiesta che viene dal Novecento. L'asse attrezzato di Pescara, Graziano, è l'asse infrastrutturale che porta più persone nel centro Italia. Fatto il paragone, assomiglia per densità di uso al grande raccordo anulare. Se i gestori autostradali avessero il traffico che c'ha l'asse attrezzato Chieti-Pescara, che conta Cuba 10 milioni di passaggi l'anno, è chiaro che non sono 10 milioni di persone diverse, ce ne sono alcune che ci passano più volte lo stesso giorno. Questa autostrada senza pedaggio, che è stata decretata come autostrada senza pedaggio nel 1998, credo che fosse ministro Di Pietro, presidente del Consiglio Superiore, quello che poi diventò parlamentare di Di Pietro, di qua non mi ricordo il nome, con i capelli bianchi, come si chiamava quel signore, Misiti, Aurelio Misiti. La giuridicizzazione di tutta la tratta da Chieti a Pescara come proprietà dell'ANAS ci ha portato due livelli di imbarazzi. Il primo livello di imbarazzo è la pedagizzabilità, tant'è che stava nel piano dei pedaggi. Poi con battaglie fatte anche da un galante presidente di provincia della città di Pescara abbiamo evitato che venisse sottoposto a pedaggio. Ma l'altro problema vero che si è generato è che quell'autostrada senza pedaggio nei fatti è nelle proprietà dell'ANAS, ma lo dovrebbe pagare il consorzio industriale di Pescara, poiché 35 anni fa fecero gli espropri e nessuno pagò gli espropri. C'è una bomba finanziaria che grava su un consorzio industriale di proprietà della regione che io non posso mettere a sistema, a riordino con gli altri consorzi, fare un ente di attrazione di investimenti
perché c'è questa cattiva società carica di debiti derivanti da un cattivo rapporto che c'è stato allora con ANAS circa il tema degli espropri. Allora io ti chiedo questo, perché faccio il presidente della regione e devo indicare anche soluzioni. Il nuovo amministratore dell'ANAS, io ci vorrei parlare in dialetto, perché tutta questa partita vale 10 milioni di euro. In sostanza, questo è il valore di questa partita. I privati espropriati, liquidandi, si attendono che arrivi loro il 30% del dovuto, purché però accada questa cosa. Il consorzio non ha la forza di fare questo. Qui c'è l'amministratore che ha appena consegnato il 13° pensiero di dimissioni. Ovviamente vanno superati tutti e 13 i pensieri. Dove sta Gravina? È andato via. Perché è spaventato della massa debitoria derivante da queste cattive procedure del passato. Giudicate le classi dirigenti anche dalle cose che hanno fatto nel passato, non solo dalle cose che dicono nel presente o nel futuro. Quella cosa lì è una cosa fatta male, perché gli impegni si sottoscrivono e si onorano. Io ti chiedo di farmi parlare in dialetto in tua presenza col nuovo amministratore dell'ANAS, perché quel bene, se è dell'ANAS, va onorato anche circa i debiti acquisiti di provenienza al momento della realizzazione. Graziano, grazie e che Dio ti benedica. Adesso affidiamo le conclusioni al Ministro Graziano Del Rio. Signor Ministro, lei da poco più di un mese al vertice del Dicastero, dall'Abruzzo come vede sono arrivate tantissime richieste, il Presidente D'Alfonso più volte l'ha chiamata amichevolmente Graziano, però in sostanza l'ha messa con le spalle al muro. A questo punto quali risposte può dare all'Abruzzo? Bene, intanto buongiorno, sono davvero felice di essere qui a Pescara oggi e intanto permettetemi di salutare tutte le autorità presenti, civili e militari, e soprattutto di salutare i sindaci che sono qui oggi, in primo luogo appunto il sindaco di Pescara, Marco, e il sindaco dell'Aquila, che è uno stalker abituale mio, Massimo Cianetti. L'applauso va agli aquilani che stanno risorgendo, no, Massimo, piano piano, no? E quindi ringrazio, cioè attraverso loro due ringrazio tutti i sindaci presenti e il presidente dell'ANCI che è intervenuto prima. Davvero grazie della vostra accoglienza qui e soprattutto, insomma, avete sentito, io vorrei avere Luciano come vice ministro delle infrastrutture, perché è una forza. Forza di una chiarezza, se riuscissi a dialogare con tutti i presidenti di regione con questa chiarezza e questa franchezza e la capacità di fare scelte, credo che risolveremo molti problemi rapidamente. Ma sentite, però io ho il dovere di affrontare un po' puntualmente alcune questioni, di arrivare da ultimo alle sollecitazioni del presidente D'Alfonso. Il primo punto è, intanto, il governo va sui territori, si fa vedere, vedo tante volte anche Maurizio Lupi, insomma, come ha ricordato la senatrice, cerchiamo di essere attenti alle esigenze dei territori. È stato ed è un anno, mi rendo conto, molto difficile per gli enti locali, capisco le esigenze dei nostri sindaci. Noi con la legge di stabilità abbiamo fatto alcune cose buone, alcune cose che non vi piacciono ma che erano necessarie per aumentare l'occupazione e diminuire le tasse, ma alcune cose buone le abbiamo fatte, tipo quello di abbattere dell'80% il patto di stabilità, cioè di liberare risorse per gli investimenti. Abbiamo messo a disposizione nel 2014 oltre 500 milioni per l'edilizia scolastica e anche io qui l'elenco dei comuni abruzzesi che ne hanno fruito. Abbiamo messo a disposizione degli enti locali di nuovo la capacità di rifare mutui. Adesso arriverà il decreto, Presidente, non ti preoccupare, il decreto enti locali, che cercherà di mettere a posto le altre questioni, incluso almeno in parte la compensazione IMU dei 625 milioni. Quindi questo perché non intendiamo lasciare senza risposte le cose che abbiamo discusso. Proprio ieri c'è stato un altro incontro e quindi il lavoro con gli amministratori locali sta continuando, credo che continuerà, ma soprattutto io credo che in questo anno, e qui comincio a entrare anche in alcune cose che mi hai proposto tu, Luciano, in questo anno sono avvenute due o tre cose. Questo paese ha un grande problema ed è un problema che l'Europa dice da tempo, ha il problema che non pianifica e non sceglie,
non dice come vuole, come si pensa nei prossimi 10, 20, 30 anni e non ha piani di settore. Noi aspettiamo le piogge per piangere i nostri morti, ma questo non è il modo di amministrare. Noi non dobbiamo aspettare le piogge e piangere i nostri morti, dobbiamo smettere di piangere dei morti, se non proprio quando, come dire, la tragedia è così forte come è stato nel caso dell'Aquila, e dobbiamo prepararci ad avere un piano che in 6-7 anni mette in sicurezza questo povero territorio. Non è che le inondazioni a Milano o a Genova avvengono per caso, avvengono perché i fiumi sono stati intubati e perché quando ci sono precipitazioni fuori dal normale la natura a un certo punto si prende le sue rivincite e quindi se non fai le vasche di laminazione le cose non funzionano più e quindi succede quello che succede. Quindi per questo noi abbiamo fatto in quest'anno di lavoro a Chigi, sotto l'input del Presidente del Consiglio, un piano per il dissesto idrogeologico e quindi un piano che darà 6-7 miliardi di euro nei prossimi anni, il primo stralcio di 625 milioni per le aree metropolitane più densamente popolate è già stato fatto e arriverà adesso un piano sulla base del lavoro fatto con le regioni, quindi questa richiesta di avere un lavoro congiunto, di mettere insieme risorse regionali, risorse nazionali, per poter dire finalmente che siamo un paese che mette in sicurezza la cosa più preziosa che ha, che è il proprio territorio. Noi siete una terra bellissima, io dicevo con la mia portavoce mentre venivamo in qua e vedevamo il mare, le montagne, dicevo io a Reggio Emilia non so né l'uno né l'altro, porca miseria, ed è un disastro, perché vedere il vostro mare, le vostre montagne è un disastro. Allora, questa terra bellissima merita però più rispetto, merita meno consumo del suolo, merita mobilità intelligente, merita non di fare opere faraoniche per pressioni politiche, ma di fare opere utili per le nostre comunità. Noi abbiamo bisogno di fare opere utili per le nostre comunità, non di dimostrare al mondo che sappiamo fare l'alta velocità, quello lo dobbiamo fare anche quello, ma non solo quello. Dobbiamo fare in modo che la linea adriatica sia velocizzata e si possa raggiungere Bologna, da Bologna a Lecce si possa percorrere non in 6 ore, ma in un tempo appunto ragionevole. Per questo con RFI il primo lavoro è accelerare i tempi per la velocizzazione dell'adriatica. Questo è il primo lavoro. E pensare, come ha detto opportunamente l'amministratore delegato di RFI, il dottor Gentile, che è uno degli uomini migliori che ha la nostra azienda, nonostante che sia abruzzese, scusate, scherziamo anche un po' perché è un po' che sentite parlare, se no vi addormentate. Allora, dicevo, quello che lui ha detto è una cosa molto importante. Allora, dicevo, i piani del paese. Il paese si dota di un piano per il dissesto idrogeologico, l'abbiamo fatto, è pronto, è lì, con le priorità. Vuol dire che l'Abruzzo non può chiedere una cosa se c'è un'emergenza, se c'è bisogno di un intervento più urgente in Molise, mi spiego? Aspetterà l'anno dopo, perché se più è emergenza quella situazione molisana abbiamo bisogno di ragionare come paese, non solo come con interessi locali. Questo è un punto chiave, avere un piano del paese, un piano del paese che abbiamo fatto anche per la banda ultralarga. Proprio in questo anno di lavoro abbiamo licenziato il piano per l'efficientamento energetico, il piano per la banda ultralarga e il piano per il dissesto idrogeologico, solo per dirne 3 di questi strumenti, che ci dicono che cosa? Ci dicono appunto dove investiamo, come investiamo, da dove prendiamo le risorse, con che tempi facciamo le cose. Perché non si può nemmeno più agire, questo paese non si può permettere più di agire con i titoli dei cantieri. Bisogna che agisca, come detto, efficacemente. Appunto il vostro presidente, bisogna che agisca con i progetti. Quando noi andiamo a chiedere ai territori fateci avere le richieste, di solito riceviamo dei titoli e gli amministratori devono mettere in campo tutta la loro forza, la loro capacità per consegnare progetti esecutivi e le risorse le troveremo per i progetti esecutivi. Le risorse per i progetti esecutivi le troveremo e le troviamo perché, ripeto, tra bando ultralarga e tra dissesto idrogeologico abbiamo messo in campo oltre 10 miliardi di risorse pubbliche e 3 miliardi di risorse private, mettendoci a sedere con i privati dicendo dove il mercato può aiutare nell'infrastrutturazione digitale venite voi, dove non può aiutare ci pensiamo noi, ma il piano sia coordinato, sia un piano del paese.
E qui vengo all'altro tema, che quindi capite bene che se noi mettiamo queste risorse a disposizione anche la situazione finanziaria dei comuni cambia come prospettiva, no? Cambia come idea, se sull'edilizia scolastica, se sul dissesto, se sulla infrastrutturazione digitale vi è una sinergia di risorse statali insieme a quelle locali, è evidente che la forza degli investimenti triplica, perché questo paese ha bisogno di una cosa in questo momento, di far partire cantieri, di far partire cantieri. Il lavoro si crea con i cantieri, abbiamo bisogno di mettere in campo cantieri, solo così riprendiamo l'occupazione. La crisi dell'edilizia, la crisi che abbiamo avuto in questo settore è una crisi spaventosa, abbiamo dei segnali di ripresa importanti, quindi coraggio, rimbocchiamoci le maniche, perché il prodotto interno lordo crescerà finalmente dopo tanti anni di depressione, la disoccupazione comincerà a scendere. Abbiamo operato una riduzione fiscale di oltre 18 miliardi in un anno solo, la più grande manovra di riduzione fiscale mai effettuata prima in questo paese. Quindi io credo che le condizioni perché, come dire, ci rimettiamo in moto ci sono tutte. Poi noi siamo una grande nave, siamo un Titanic che ha visto l'iceberg e quindi sta cercando di virare per evitare di andare contro all'iceberg. Ma come tutte le grandi navi, per farla virare ci vuole un po' di tempo e soprattutto bisogna muovere velocemente il timone. Questo è il motivo per cui la velocità e la decisione è una delle cifre del nostro governo, perché se non giri velocemente il timone la nave non vira, giusto comandante? E quindi bisogna farlo quando c'è da fare una manovra importante come questa. Allora, l'altro tema molto molto rilevante che viene fuori, adesso qui entro di più nelle sollecitazioni sistemiche che mi avete dato, viene fuori dal tema di come noi ci prepariamo ad affrontare le sfide delle nuove programmazioni settoriali, delle nuove programmazioni di sistema. Allora, noi abbiamo già per esempio preparato un buon materiale con Maurizio Lupi prima e adesso lo stiamo cercando di implementare sul sistema della portualità della logistica. Perché? Perché sono così consolato dalle cose che ho sentito oggi, dalla intelligenza delle cose che ho sentito oggi. Perché questo paese non sta riflettendo abbastanza sul fatto che la portualità e la logistica sono le due chiavi di successo da un punto di vista industriale dei prossimi anni. Noi abbiamo un enorme porto a Gioia Tauro, uno dei porti più importanti, che ha un pescaggio di 18 metri, quindi dove possono andare, l'unico, uno dei pochi porti dove possono andare dove il gigantismo navale, cioè queste enormi navi che caricano migliaia e migliaia di questi container grandi, può andare. E però quel porto lì ha un problema, lo diceva prima Gentile, attenzione, quei container vanno messi su un treno perché noi siamo potenzialmente, vedete, noi dobbiamo pensare in grande, questo sì, dobbiamo anche essere capaci di fare le manutenzioni, cioè di chiudere le buche, abbiamo bisogno cioè di gente che si dedica all'amministrazione quotidianamente, con disciplina, e abbiamo bisogno di grandi obiettivi. Noi siamo di fatto la piattaforma logistica del Sud Europa, specialmente di Svizzera, della Germania, di tutta la Baviera, di una parte importante dell'est, perché l'Italia è un grande ponte e siccome il Mediterraneo sta diventando e diventerà sempre di più centrale nei traffici merci, perché Suez si sta raddoppiando, cioè il canale di Suez raddoppierà, stanno facendo 70 km di nuovo canale parallelo e quindi sarà molto più facile arrivare nel Mediterraneo. Ora, questa competizione l'Italia se la può giocare perché se voi la guardate dalle Alpi, come la guardo spesso io, la vedete proiettata sul Mediterraneo come un grande molo, una grande piattaforma logistica. Se noi ragioniamo cioè con più intelligenza delle nostre autostrade del mare, dei nostri porti, se riusciamo a capire che quello è uno dei fattori importantissimi del sistema italiano, e se riusciamo a collegare i porti non per far contenti le autorità portuali locali, perdonate, è finita l'epoca in cui ognuno deve avere il suo porticciolo, il suo aeroporto, la sua cosina, ogni città, ogni provincia e così via. Per essere competitivi con i porti e con il commercio internazionale, bisogna che ci si ragioni in termini perlomeno regionali, come sta facendo Luciano, ma anche di più. Io dico di più, il nostro piano della logistica della portualità, che tra 10 giorni spero di poter portare in Consiglio dei Ministri, ragioni in questi termini. Il porto è importante quando è collegato con la filiera industriale, cioè con una filiera logistica, quando è collegato con l'interporto,
E quindi gli investimenti che faremo, caro Luciano, saranno tutti, come dire, trasparenti e collegati a un ordine di priorità. Laddove il porto è importante per la competitività del nostro sistema industriale, lì noi faremo i collegamenti ultimo miglio, non c'è il problema di discutere di quegli investimenti. Non c'è il problema di discutere di quegli investimenti, quegli investimenti ci saranno, perché quelli danno forza, danno lavoro e danno competitività alle nostre imprese. Come ha ricordato il Rettore prima, noi paghiamo un prezzo alto della mancanza di logistica, c'è un costo alto sulla mancanza di intelligenza logistica in questo Paese. E quindi l'Abruzzo ha un suo ruolo decisivo, come tu hai ricordato, da questo punto di vista, perché è uno dei contenitori di uno dei sistemi industriali più forti. E noi dobbiamo continuare su questa strada. È chiaro, non vogliamo particolarismi, io non sono indulgente sui particolarismi. Se uno mi vuole, se l'autorità portuale qualsiasi, o i dirigenti portuali qualsiasi mi fanno piani faraonici per un porto che non ha collegamenti, che non risulta utile all'economia generale regionale o a sviluppare occupazione, di che stiamo parlando? Quindi dovremo scegliere, come dire, delle zone logistico-territoriali su cui investire molto di più e su cui ragionare molto di più in termini di anche sinergie tra i vari porti. Non un porto di Pescara non può fare tutto quello che fa il porto di Vasto e quindi ognuno ha la sua specificità, ma deve essere dentro un quadro generale. Allora vedete, il piano della logistica e della portualità è un altro degli elementi su cui noi potremo investire nei prossimi mesi, semplificando le procedure amministrative, semplificazione, accorpamento per avere più forza, cioè programmazione unitaria per avere più forza, collegamento col sistema logistico territoriale e industriale. Questi sono gli elementi fondamentali che noi metteremo in campo da qui alle prossime settimane. E allora qui è decisivo il tema dei corridoi. Ha ragione, io voglio garantire tutto l'impegno del MIT, Presidente. Tutto l'impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su questo tema, il collegamento ai grandi corridoi europei, hai ragione, la regione adriatico-ionica, il lavoro che state facendo così importante deve completarsi con questa acquisizione del corridoio che appunto fa questa curva. Noi abbiamo cominciato, abbiamo già chiesto anche in precedenza, lo ha già fatto anche il mio predecessore, che il corridoio baltico-adriatico proseguisse a sud, quindi non è una richiesta strana, e bisogna che continuiamo a farla, bisogna che l'aggiornamento dei grandi corridoi, che comunque non è previsto nel breve, però venga istruito in maniera adeguata, e quindi questa battaglia ci troverà al tuo fianco, credo che sia la nostra battaglia, perché tutto l'Adriatico ha bisogno di un salto di qualità. E questo è un elemento assolutamente quindi decisivo per, così, per ritrovare una centralità che è comune. Allora, ci sono tante altre questioni molto importanti, però la questione più importante, diciamo così, di cui possiamo ragionare, è quella che ha detto rispetto invece alle infrastrutture stradali, ho già accennato a quelle ferroviarie e ha già detto Gentile, rispetto a quelle stradali, la questione più importante è sicuramente quella che ha detto il Presidente della Regione, cioè attenzione, questo Paese ha bisogno di grandi manutenzioni sulle strade, i nostri viadotti hanno bisogno di grandi manutenzioni, di messa in sicurezza, a me fa piacere che l'autostrada gestita dalla SPA abbia, ho visto, un programma di messa in sicurezza sismica di tutti i piloni, stia facendo investimenti da questo punto di vista, è anche una delle poche autostrade che sta rispettando il piano economico e finanziario di investimenti, quindi gli va riconosciuto, ha ragione il Presidente che ha parlato prima, perché vedete c'è un piccolo problema con le concessioni autostradali, cioè che si dice che si faranno investimenti e poi non si fanno. E si dice che si faranno 100 miliardi di investimenti, ma di questi realmente utili poi quali sono? Per cui noi ci mettiamo a sedere di nuovo adesso e discutiamo tutti i piani economico-finanziari. Chi ha fatto investimenti bene, chi non li ha fatti deve spiegare perché. È inutile ragionare di prolungamenti di concessioni di 30, 40, 50 anni. Prima mi spieghi come hai operato fino ad oggi. Perché noi dobbiamo fare e stare dentro un'ottica europea. In Europa le regole che valgono in Europa valgono anche in Italia, noi non siamo fuori dall'Europa e non dobbiamo fare in modo che dei progetti
vengano pagati e poi non realizzati, perché i soldi con cui paghiamo questi progetti sono soldi vostri, sono soldi pubblici. E io non sono il bancomat dei privati, io rispetto il privato quando fa gli investimenti, si assume il rischio di impresa, ma io non sono il bancomat dei privati che ogni anno mi cambiano i piani economico-finanziari e mi chiedono sempre di più. Ho bisogno, cioè, come sistema paese, di avere più rispetto del fatto che queste opere promesse devono essere realizzate per la sicurezza, prima di tutto, per la sicurezza. E prima di costruire nuove strade dobbiamo mettere in sicurezza le esistenti, prima di fare progetti faraonici su project financing, su finanza di progetto molto improbabile, è meglio che mettiamo in sicurezza i tratti di strade esistenti, che ragioniamo di flussi di traffico, è meglio che facciamo, ripeto, piccole opere, ma però che si facciano costantemente. Allora io non so se dobbiamo appellarci a Sant'Emilio, però so di sicuro che dobbiamo appellarci, questo aiuta sempre, almeno per noi, insomma, per chi ci crede, ma penso che dobbiamo però appellarci molto alla nostra, al nostro rigore, alla nostra capacità di scegliere le cose giuste, di scegliere sulla base di dati oggettivi. Noi abbiamo bisogno sì della velocizzazione dell'Adriatica, abbiamo bisogno sì del trafori che ci consentono di connetterci con le grandi direttrici europee, ma abbiamo anche bisogno che i treni regionali funzionino bene per i pendolari, abbiamo bisogno che siano ciclabili per i turisti, cioè c'è bisogno di mobilità dolce anche in questo paese, perché la vera risorsa che voi avete per chi viene da fuori, stamattina è stato presentato a Roma il grande raccordo anulare delle bici che io sponsorizzo con molta forza, 46 da tutti i punti di vista, 43 km di raccordo anulare delle bici, ma voi pensate a un turista tedesco che verrà per il pellegrinaggio del Giubileo di dicembre, ma pensate se si può muovere in bicicletta tra l'Ara Pacis, i parchi, l'Appia Antica, cioè una via che è vecchia 2300 anni, ma piange, non vuol più andare via di lì. Ma pensate se invece lo caricate su un pullman e lo fate stare 3 ore nel traffico di Roma, vi garantisco non è una bella esperienza. Dice, ma perché? Mi chiedono, ma perché vai in bicicletta? Dico, ma perché faccio prima? Punto. Vado in bicicletta a lavorare al mattino, perché faccio prima? E se non muovo? Se poi il mio amico marino mi aiutasse a stare più in sicurezza e a non rischiare la vita ogni mattina, sarebbe ancora meglio. Però questo ne ragioneremo, con calma, ha fatto il sindaco, io so che è complicato. Però insomma, noi abbiamo bisogno, quindi questo è un paese che ha bisogno anche di ritrovare la sua vocazione di intelligenza, di intelligenza della terra, la sua anima della terra, e l'anima della nostra terra è un'anima di bellezza, di cultura, di turismo, non è un'anima solo di velocità, la velocità può servire, io l'ho fatta la stazione alta velocità nella mia città, l'ho fatta in 3 anni nei tempi giusti, con l'appalto giusto, senza un euro da spendere di più, e però ho detto, questa però è una stazione, serve a prendere un treno e a scendere da un treno. Ma la qualità di vita non si misura solo con la velocità, la qualità di vita si misura se le nostre scuole sono sicure, se i torrenti quando si gonfiano non fanno paura, se c'è la ciclabile per poter fare un giro con i propri bambini in bicicletta la mattina, se c'è un parco ben curato e un'infrastruttura anche quella, sapete, un'infrastruttura della società. E quindi ha ragione il sindaco quando dice parliamo anche di infrastrutture immateriali. Ma tra le infrastrutture immateriali c'è anche quello che ci rende felici, che come diceva Robert Kennedy non è sempre il numero del PIL. Quando voi avete sentito la previsione della Banca d'Italia, o la previsione dell'Istat, o la previsione del governo sul numero del PIL, il giorno dopo non vi cambia la vita. Cioè il PIL non ha niente a che vedere, diceva Kennedy, con non misura la felicità dei nostri bambini, il sorriso delle nostre mamme, la bellezza delle nostre scuole. Non misura cioè le cose che ci rendono realmente felici. E quindi cerchiamo di essere come paese, un paese che è capace di non solo di pensare ogni tanto a queste cose. Pensate che il 15% dei turisti, solo il 15% dei turisti scende sotto Roma. Pensate. Cioè noi abbiamo su 100 turisti, solo 15 si attentano a venire sotto Roma. Pensate, e sotto Roma c'è il tesoro più prezioso che ha questo paese. Quindi abbiamo una grandissima chance, usiamo le infrastrutture per farle diventare infrastrutture che portano ricchezza, turismo,
desiderio d'Italia, abbiamo un grande paese, non scippiamolo con delle scelte sbagliate. Qui in Abruzzo oggi io esco con molta più consolazione, primo perché oggi è un primo passo, noi dovremo fare numerosi altri incontri per arrivare a settembre a licenziare il piano delle opere complessive, non solo le grandi opere, ma le opere complessive della Regione Abruzzo. Quindi il Presidente oggi mi ha cominciato a dire le sue priorità, me le ribadirà nelle prossime settimane dopo aver di nuovo incontrato tutta la comunità abruzzese, mi rifarà il punto e alla fine decideremo di fare un piano integrato che starà dentro al documento di programmazione pluriennale e lì ci saranno tutte le opere che riguardano la vostra regione, che sceglie lui come priorità e che io accompagno col mio giudizio e tutte le opere che riguardano voi e che sono di valenza sovranazionale. Però io oggi esco consolato da questo lavoro. Perché? Perché mi sembra che abbiate le idee chiare e quando si hanno le idee chiare è molto facile, si è già a metà dell'opera. Io sono convintissimo di questo e perché ho trovato qui oggi davvero la totale sintonia con quello che noi abbiamo nella testa, che è quella di trasformare questo paese di nuovo in un grande e ricco paese, ricco di tutto, non solo di infrastrutture, ma soprattutto di voi. Grazie. Grazie al Ministro Del Rio, quindi chiudiamo qui questo incontro e vi ricordiamo che tra pochi minuti il Ministro sarà al Cinema Sant'Andrea per presentare il suo libro intitolato Cambiando l'Italia, rinnovare la politica e ritrovare la fiducia. Buonasera a tutti.